Il corpo semisommerso dell'acqua di un uomo è stato trovato ieri mattina su una sponda del torrente Astico, nei pressi di Lupia. Si tratta di un cittadino duvillese, per la ricerca del quale la sera precedente era stata attivata la macchina delle ricerche da parte delle forze dell'ordine. Il nome era Bruno Bonora, 48 anni, risiedeva nella frazione di Povolaro, scomparso dalla sua casa il giorno precedente. Era stato il fratello a rivolgersi ai carabinieri della tenenza di due ville sabato sera intorno alle 22, dopo il mancato rientro del congiunto e la pensione dei familiari. Il ritrovamento del corpo senza vita del 48enne vicentino è stato opera dei vigili del fuoco, che lo hanno recuperato da una riva dell'Astico a Lupia, poco oltre il confine con il comune vicino di Sandrigo, in località Lupiola. A pochi chilometri da casa, in linea d'aria, il cadavere dell'uomo era già deceduto, infatti da parecchie ore era impigliato tra alcuni rami che emergono sul letto del torrente, con parte del tronco e volto sommersi a sud rispetto al ponte che porta al centro della frazione. Le prime indicazioni lasciano intendere che la morte sia sopraggiunta per annegamento. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Tieni, al momento senza elementi indicativi che possano consentire di dire con ragionevole certezza cosa sia accaduto poche ore prima, presumibilmente nella giornata o prima serata di sabato. Tutte le ipotesi plausibili rimangono sul taccuino degli investigatori e toccherà oggi alla procura di Vicenza disporre o meno l'esame autoptico. L'auto della vittima sarebbe stata ritrovata nei paraggi.